Carissimi tutti, una buona e santa domenica a tutti voi. Mi trovo sotto un terreno piovoso a Međugorje. In questi giorni sono qui con un gruppo di pellegrini in questa terra benedetta da Maria. E da qui, da questo luogo di grazia, desidero commentare con voi il brano di Vangelo che questa 25esima domenica del tempo ordinario la liturgia ci propone. In questa domenica ascoltiamo la parabola del padrone che va in giro a cercare lavoratori per la sua vigna e chiama a tutte le ore uomini che possano servirlo nella vigna, nel suo campo. Li chiama al mattino, al mezzogiorno e alla sera. Quelli della sera vengono ricompensati alla stessa maniera di quelli della mattina, però quelli del mattino si lamentano perché loro che hanno lavorato di più sotto il sole e hanno sentito un po' più la fatica vengono ricompensati alla stessa maniera di quelli che hanno lavorato semplicemente poche ore alla sera, nel pomeriggio. Questa parabola ci fa meditare il mistero del regno di Dio, Dio che non fa preferenze di persone che lo hanno conosciuto fin da sempre o di quelli che lo conoscono magari da breve tempo. A volte anche verso Dio abbiamo atteggiamenti di ingratitudine perché pensiamo che Lui ci debba dare un premio che però forse nemmeno sappiamo qual è. E pretendiamo anche da Lui perché magari andiamo tutte le domeniche a messa, perché tutte le processioni possibili e immaginabili le facciamo, le novene, i rosari, e poi perdiamo di vista l'essenziale, cioè che Dio è amore, cioè che il rapporto con Dio non è fatto di cose da fare, ma di un rapporto vivo e autentico con Lui. Da questo luogo di grazia vi saluto, vi affido all'intercessione e alla protezione della Beata Vergine Maria perché vi assista ogni giorno a voi e alle vostre famiglie. Una buona e santa domenica a tutti voi.